Baby calciatori, frodi sportive nei campionati di eccellenza e promozione della stagione 2016-2017, irregolarità nei lavori allo stadio Lungo Bisenzio. Il processo si farà. Lo ha deciso oggi la Corte d'Appello di Firenze, che ha ribaltato la decisione del Tribunale di Prato, che a gennaio dello scorso anno chiuse l'udienza preliminare con 16 non luogo a procedere, che di fatto smontarono la complessa inchiesta dei sostituti Lorenzo Gestri e Lorenzo Boscagli. Saliranno sul banco degli imputati anche Paolo Toccafondi, presidente dell'ACI Prato, accusato di violazioni sull'immigrazione, e Matteo Trefoloni, ex arbitro di Serie A. Finito nelle indagini in qualità di presidente del Comitato Regionale Arbitri della Toscana, accusato di aver designato un fischietto gradito a una società impegnata in uno spareggio play-out. Toccafondi, per il quale era comunque rimasta in piedi solo l'accusa di favoreggiamento reale nell'ambito della trattativa per il passaggio alla Fiorentina di una giovane promessa del calcio ivoriana, arrivata in Italia grazie a una zia che si era spacciata per madre naturale, dovrà rispondere anche di tutte le altre contestazioni, fatta eccezione per quelle relative alle anomalie nella gestione dei lavori di rifacimento dello stadio, anomalie per le quali erano invece stati rinviati a giudizio Luca Piantini, ex dirigente dei lavori pubblici del Comune di Prato, Sandro Grassi e Giuseppe Mazzeo della Castelnuovo Lavori, la ditta aggiudicataria dell'appalto. Numerosi i nomi che fanno parte del filone d'inchiesta sulle frodi sportive. Oltre a Trefoloni figurano altri arbitri, calciatori e dirigenti sportivi di squadre di categorie minori. Il processo si aprirà il 24 novembre prossimo.